Come nelle previsioni, Lucio Ceri è stato eletto nuovo coordinatore del PDL nella provincia di Chieti. Subentra Mauro Febbo, assessore regionale all'agricoltura, che ha guidato il partito verso il suo primo congresso elettivo. Due le mozioni presentate, l'una facente capo al vice sindaco di Ortona, in Abruzzo da protagonisti, e l'altra, Democrazia Liberale, del presidente della Sangritana, Pasquale Di Nardo. A votare presso la Camera di Commercio c'era il 42% degli aventi diritto, ovvero 3.631 tesserati del PDL. Il responso delle urne ha assegnato 27 seggi, pari al 90% circa delle preferenze, alla lista di Ceri e 3 a quella di Di Nardo. Il primo pensiero del nuovo coordinatore va alle elezioni amministrative, a cominciare dalle primarie che il PDL farà a Ortona. Un partito con dei numeri importanti, che è un partito di governo e un partito che nell'immediato dovrà affrontare delle competizioni elettorali molto importanti, a partire da Ortona, la mia città, San Salvo e altri centri importanti. Sicuramente quindi il massimo impegno, rispetto, l'unica nota diciamo di novità, cercare di fare un partito aperto, deve confrontarsi con tutti, con la base soprattutto, e quindi sarà un partito molto aperto e attento a tutte le problematiche sia dei cittadini che dell'intero territorio. Oltre i 30 eletti, entrano di diritto a far parte del coordinamento provinciale il capogruppo e il vice capogruppo del PDL in provincia di Chieti, Paolo Sisti e Etel Sigismondi, e rappresentanti dei giovani del PDL, Jessica Verzulli e Marco Di Michele Marisi. E proprio sulla straordinaria partecipazione dei giovani, 1.283 tesserati, ha posto l'accento nel suo discorso di commiato da coordinatore Mauro Febbo. Soprattutto perché credo che ci debbano essere i giovani, soprattutto in questo momento che c'è questa antipolitica, ma soprattutto perché credo di averlo anche sottolineato nel mio intervento, per troppi anni c'era una categoria che non veniva rappresentata a tutti i livelli. Ieri ho sentito finalmente anche Monti che ha ammesso questo, noi sono diversi anni che lo stiamo dicendo. Chi ha governato e chi ha gestito la cosa pubblica per produrre un debito pubblico così alto, chiaramente non ha tenuto conto che prima o poi il debito pubblico si doveva pagare e quindi creare questi problemi alle nuove generazioni. Abbiamo l'obbligo in questo momento di governare solo e esclusivamente pensando a loro, perché noi lo Stato sociale oramai lo abbiamo trovato, alcune garanzie ce le abbiamo, dobbiamo garantirle anche a loro.